Miei cari confratelli salesiani di Don Bosco, oggi mi rivolgo a tutti voi, dicendovi, come ho detto nel capitolo generale, è arrivata l'ora del capitolo generale 28. Nostri carissimi confratelli salesiani del mondo, vi salutiamo tutti noi oggi a Valdocco e in questa cappella di San Francesco di Sales, questa cappella dove Don Bosco ha sviluppato con una finezza straordinaria la sua pedagogia spirituale, il suo accompagnare ai suoi ragazzi nel cammino di avere un fascino e una vicinanza preziosa, meravigliosa per Gesù e per la sua mamma, la Madonna. Siamo qui perché voglio riferirmi alla quarta linea programmatica del nostro capitolo generale, dove si parla della grande sfida, il grande dono, ma sfida, che è la formazione salesiana. E lo facciamo da qui, in questa cappella, perché qui Don Bosco ha pregato con i suoi ragazzi. Don Bosco è stato padre, è stato guida nello spirito, ha confessato a tutti i suoi. Don Bosco ha pregato con Domenico Savio, Michele Magone, Francesco Vesuco, Michele Rua, Giovanni Caliero e tutti quelli che noi conosciamo nella nostra tradizione. Oggi siamo noi, ma lo spirito e la pedagogia spirituale e il processo di formazione deve avere quello essenziale, sempre essenziale, che resiste il tempo. Tra questo, il punto più importante che voglio sottolineare è questo, carissimi confratelli. Il vero protagonista della formazione non è ciascuno dei confratelli, neanche i salesiani che accompagnano come formatori la loro formazione. Il vero protagonista della formazione è lo Spirito Santo, ma sempre che la nostra docilità permetta allo Spirito fare un vero cammino. Io sono molto felice per questo che vi dirò adesso, però vi confesso che porto una grande responsabilità e anche in qualche modo preoccupazione alle spalle. Guardate, oggi uno di quattro salesiani della congregazione è un giovane come questi, o un po' più giovane, un salesiano che si trova nelle tappe di formazione. Questo è un dono prezioso, immaginate. Uno tra quattro salesiani è un giovane che sta in un processo veramente di maturazione vocazionale, tutti noi, in tutta la vita, però in una etapa sempre molto particolare e preziosa. Però questo è una grande responsabilità. Significa che sempre che una vocazione arriva alla congregazione, lo dicono le nostre costituzioni, vuol dire che Dio ama tantissimo la Chiesa, Dio ama tantissimo la nostra congregazione e Dio ama tantissimo ai ragazzi e ai giovani, tra questi più poveri e bisognosi. E perché? Perché giustamente, perché ama ai giovani, ci ha chiamato a noi e ci sogna in mezzo a loro. Però la formazione, carissimi miei, non è soltanto il passo per alcune delle nostre case. La formazione neanche è soltanto un imparare qualche disciplina. La formazione è anzitutto un processo largo, dura tutta la vita, però soprattutto deve essere un processo di grande personalizzazione. Un processo dove l'amore per Dio e per il Signore Gesù possa riscaldare il cuore di ciascuno di noi per tutta la vita e volendo dopo andare insieme all'incontro dei ragazzi e i giovani più bisognosi. Si manca questo amore, questo fascino per Dio e questa generosità per i giovani, faremo altre cose, però non formazione salesiana e neanche una vita come ci ha sognato Don Bosco.
Don Bosco. Per questo il mio invito oggi, carissimi confratelli, è quello di mettere tutte le nostre energie per garantire processi di vera autenticità, personalizzazione, vero accompagnamento. Mi permetto di esprimere una grande convinzione. Oggi il processo formativo di tutti noi, di questi giovani confratelli e tutti del mondo, questo processo è veramente un lavoro artigianale. Non basta con trovarsi in una casa di formazione per fare un vero lavoro artigianale. Abbiamo bisogno di mettere energie, processi, mediazioni, dove giustamente la comunità è una grande mediazione e i confratelli che Dio ha messo accanto a noi. Per ultimo, vedendo questo bellissimo gruppo di confratelli, sottolineo un grande valore che è questo della diversità che voi vedete qui, ci parla giustamente della mondialità della congregazione, l'internazionalità e il grande valore della nostra testimonianza. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi, in un mondo così complesso e con tante divisioni, la nostra realtà comunitaria di tutte le parti del mondo è una vera profezia. Cari confratelli, non abbiamo come congregazione un altro futuro. Anche vi dico di più. Io so che qualche confratello dice: ma perché il Rettore Maggiore insiste tanto in questa internazionalità? Prima, perché è la realtà che abbiamo oggi, particolarmente in tutta l'Africa, tutta l'Asia, l'Oceania, tutta l'America, e comincia a essere così nella Europa. Ma soprattutto perché noi crediamo che il volto della congregazione è un volto di una grande diversità di sensibilità, di culture e anche di colore di pelle, dove il punto dove ci troviamo è giustamente Dio, il Signore Gesù, la fedeltà a Don Bosco e il grande amore educativo come amici, fratelli e padre anche dei nostri giovani e ragazzi. Da parte di tutti noi un saluto e mettiamo tutte le nostre migliori energie nel formare al Salesiano d'oggi e per domani. Ciao! Ciao.